Jacopo Botto, a Molfetta Monza ha mosso la classifica, un punto guadagnato, una partita fatta di alti, di bassi, ad un certo punto forse un po' di nervosismo da entrambe le parti. Che partita è stata quella di oggi? Sì, come hai detto te, è stata una partita un po' di alti e bassi, soprattutto verso i finali dei set, ce la giocavamo sempre punto a punto fino a metà, poi qualche errore di troppo sia da una parte che dall'altra faceva pendere insomma l'ago della bilancia da una squadra all'altra, quindi insomma, secondo me comunque è stata una bella partita, un punto guadagnato perché qua è un campo difficilissimo e quindi adesso affrontiamo la settimana in maniera più positiva dopo queste ultime sconfitte, non stavamo lavorando benissimo, adesso sono sicuro che lavoreremo in un altro modo e dobbiamo continuare a lavorare, i risultati arriveranno. Un avvio di campionato col freno a mano per Monza, qual è la vero volley? Guarda, noi secondo me siamo una squadra come le prime due partite, insomma, noi poi abbiamo giocato con Modena e con Ravenna che non eravamo sicuramente noi, eravamo un po' nervosi e si vedeva in campo e oggi comunque abbiamo fatto vedere che quando giochiamo sappiamo giocare bene. Che campionato ti aspetti, insomma, dalla prossima settimana cosa cambierà nella vostra squadra? Ma dobbiamo continuare a lavorare, insomma, penso che grossi cambiamenti non ci saranno, nel senso che dobbiamo sicuramente fare più attenzione verso le finali dei set, perché subiamo dei break importanti che non dovrebbe succedere. E niente, lavoreremo forse con un pochettino più di entusiasmo, visto un punto guadagnato, una buona partita e aspettiamo la partita di domenica. Un campionato che si prospetta spezzato in due parti, insomma, le big, poi voi insieme ad altre squadre, qual è il tuo pronostico su questa Superlega? Beh, sicuramente, come hai detto te, sarà un campionato diviso in due, le big faranno un campionato a parte su e noi giù dobbiamo cercare di lottare ogni partita, non ci possiamo permettere di mollare come abbiamo visto queste ultime partite e continuare a allenarci e giocare con entusiasmo, soprattutto dobbiamo cercare di divertirci in campo, cosa che nelle ultime partite non stava succedendo, quindi col lavoro otterremo secondo me buoni risultati. Comunque una grande emozione, un importante traguardo aver raggiunto la Superlega, la massima serie sul campo. Sì, beh, sicuramente giocare la Superlega che ti sei conquistato sul campo è sicuramente tutta un'altra roba, quindi insomma siamo contenti, sappiamo che è un campionato difficilissimo per noi, però siamo una squadra giovane con entusiasmo e cercheremo di dare fastidio a molti.